Ortug è fortissimo, c'è un duello con Jonsson che è stellare. Io punto su Elvia e speriamo che vada avanti così. È stata una magnifica gara, comunque dalle qualifiche avvincenti ai quarti, ricchi di colpi di scena, di cadute, peccato per Kikkanen Landal, che ricordiamo perché davvero è stata sfortunata. Arena Follis è stata sfortunata e fortunata allo stesso tempo, poi ci ha messo di suo con una finale mondiale in tutti i sensi. Insomma, capita a pochi di vincere un titolo mondiale e due anni dopo, in una terra dove il fondo davvero è parte integrante della vita sociale, vincere un'altra medaglia nella stessa disciplina. Ci è riuscita Arianna Follis. Vedi, come dici tu, fortuna e sfortuna. Randal, se non succedeva niente, magari poteva essere lì e poteva salire sul podio. D'altronde bisogna, tutti i fattori devono andare bene per arrivare a risultati così importanti. Ha rischiato Arianna, veramente, quella caduta in salita, ma è stata altrettanto brava e forte a rientrare. Il bilancio dell'Italia mondiale, 5 ore nel fondo, 11 argenti, 8 bronzi, 24 medaglie. Finale al maschile. Olav Vigeland è stato campione del mondo. Peter Northug per la Norvegia. Markus Elner per la Svezia, con Emil Jönsson Svezia. Jesper Modin e poi questo estone che sogna, Peter Kummel. Attimi di attesa. Servono poche parole, serve la tensione che si esprime a quello stadio. Partita la finale per le medaglie a Oslo. Sprint maschile. Ah, che spettacolo. Davvero un mondiale strepitoso per il pubblico, per il calore, per l'emozione viva che spero raggiunga anche voi tutti nelle vostre case, dispersi qua e là per l'Italia, quell'Italia che risponde presente con Arianna Follis. La Svezia intanto davanti in terra di Norvegia. Jonsson là davanti, Modin, dietro Jonsson c'è Attestad. Migliaia di persone qui allo stadio del fondo di Oslo Holmenkollen, la mecca del fondo. Elner in quarta posizione, poco avanti a Northug. Abbiamo visto anche prima Northug non partire così veloce in queste prime fasi di gara, però su questa salita adesso vediamo che non succeda niente, però tutti adesso Northug come prima viene fuori sulla destra. Avete visto, va sulla destra perché sa che c'è il varco della pista che arriva dalle donne, ha letteralmente schiacciato lo sci destro di Jonsson. Elner intanto sulla sinistra, guardate davanti, che accelerata Elner. A te Paolo, vai! Elner davanti, grande Elner, riesce ad accelerare ancora, Attestad sta sulle sue code, però vediamo dietro in terza posizione c'è Northug. Jonsson adesso cerca di affiancare Northug e dovrebbe passarlo, la curva è più stretta per lui, intanto Elner ha fatto una cosa strepitosa su questa salita, però dovrebbero arrivargli sotto adesso qua. Una lunghezza di vantaggio per Markus Elner, i norvegesi non vogliono pensare di mollare loro alla Svezia, ma la Svezia va con Markus Elner al comando, lo svedese. Grande prova di Elner, ha reso la gara veramente dura, vedete che non serve solo la neve, la lunghezza, le salite per rendere dura la gara, basta anche prenderla a questo ritmo e questo atleta sta andando esageratamente forte, potrebbe vincere per distacco questa gara, salta sulla questa salita in seconda posizione Emil Jonsson. Northug che entra, eccolo il duello. Duello che potrebbe essere solo per l'argento. Markus Elner là davanti, Markus Elner davanti, poi Jonsson, Northug, Attestad, Kummel in difficoltà invece, l'ultimo svedese ovvero Modin. Elner sempre davanti, grande prova per lui, riesce a mantenere, se non è stanco nel rettilineo finale potrebbe arrivare da solo. E duello per l'argento tra Jonsson e Northug, però aspettiamo il finale. Non ci sembra per niente stanco. Ed è davvero strepitoso trionfo di Markus Elner, la Svezia spanca Oslo con Markus Elner. Distacco per distacco, grande Elner. Northug d'argento. Hai azzeccato tu e io, anche il duello però c'è stato tra Northug e Jonsson. Che vince la Svezia davanti la Norvegia. Alla Norvegia. E Fischer. C'è anche il trionfo di questa azienda. Allora, Markus Elner, campione del mondo sprint, argento Peter Northug, bronzo Svezia, Emil Jonsson. Per l'Italia c'è l'argento strepitoso
diamante l'ennesimo, Begla di Arianapolis Argento, ha vinto Laura Marit Björgel il bronzo per Petra Mann.